sento. Ma che c'è messo? La bomba atomica c'è messo? Qua c'è una strada. C'è un pulito. Non facciamo di presa. Quando ci autorizzano. Tasse che bloccate in entrambe le direzioni e il fatto che è verificato un po' prima dello ritiro di Capaci, c'è tutto il terreno sventrato. Il terreno sventrato, vi do notizie appena possibile, perché il ferito lo stanno portando via in questo momento. Morvillo, signora Morvillo, che presenta ferite abbastanza gravi alla gamba destra. Siamo l'orologio fermo alla sede alla signora. Mi confermato che si tratta della moglie della nota personalità? Mi conferma, presente lei, che abbiamo qui l'orologio fermo alle ore 17:58. Guarda, mi dite cosa. Il numero 500 è deceduto. Per comunicare che la personalità è deceduta. Ricevuto per l'identità. Avvocato Genchi, che effetto le fa rivedere quelle drammatiche immagini? Oggi sono passati 28 anni da quella strage, prima Falcone, poi Borsellino. Che sensazioni ha? Beh, guardi, purtroppo la stessa sensazione di 28 anni fa. Quelle immagini, con altre immagini ancora più tristi, sono rimaste scolpite nella mia mente. A molte persone, e sicuramente a me, quella strage, e ancora di più la strage del 19 luglio del 1992, hanno cambiato la vita, hanno cambiato il corso degli eventi e hanno determinato, se vogliamo, il mio destino personale, professionale. E quindi è un ricordo che non riesco a rimuovere dalla mia memoria. Lei dov'era quel 23 maggio? Io ero a casa, in campagna dove abitavo. Mi chiamarono subito e, come tutti, diciamo, accorsi in quei luoghi, o meglio tentai di accorrere, non arrivai a Capaci, perché mi avevano informato che Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, che erano stati prima portati all'ospedale Cervello, erano stati frattanto trasferiti al Civico. Quindi mi spostai al Civico e Giovanni Falcone era già morto, Francesca Morvillo era ancora in vita. Tentarono un'amputazione della gamba che era ormai compromessa, un intervento quasi impossibile. Dopo l'intervento, qualche rantolo, e Francesca Morvillo morì. Quei ricordi, diciamo, sono rimasti scalfiti nella mia memoria. Io, che con questa signora avevo un rapporto, diciamo, indiretto, un po' strano, se vogliamo, perché quando io la conobbi, probabilmente i rapporti col marito non erano i più idilliaci. Mi ricordo quando io andavo a casa, anche qualche settimana prima dell'attentato del giugno dell'89, alla Daura, qualche giorno prima, adesso non saprei collocare se 4-5 giorni prima, io notavo una certa insofferenza da parte di questa donna nei miei confronti, che già aveva un marito così distratto, che veniva ancora di più distratto, diciamo, nel momento in cui si impegnava nella lettura, nell'analisi degli atti processuali. Iniziai a parlare con lei, che fu molto gentile. Lei si vide, diciamo, presa in considerazione, notò con quanta attenzione io parlavo con lei e come la trattavo.
E devo dire che il rapporto che è nato con Francesca Morvillo sotto certi aspetti è stato un rapporto forse superiore di quello che c'è stato con Giovanni Falcone, che poi andò a Roma, e quindi io rimasi, diciamo, in contatto con la dottoressa Morvillo, che per parecchie cose anche personali, diciamo, mi ha chiamato, mi chiedeva delle cortesie, dei consigli, delle cose. E nacque un rapporto veramente molto bello. E tenga conto che quando è nata mia figlia io l'ho chiamata Francesca anche nel ricordo di questa grande donna. Questa grande donna che mi ha dato un insegnamento che io porto ancora dentro di me, che è quello che accanto a un grande uomo c'è sempre una grande donna. E se voi guardate tutti i grandi uomini della storia, spesso le mogli, che rimangono nascoste dietro, hanno un ruolo fondamentale, specie quando questi uomini hanno un percorso virtuoso. E Giovanni Falcone ha avuto un percorso virtuoso. E Francesca Morvillo è stato per lui un momento, una compagna importante, come moglie, come magistrato, come persona di grande prudenza, di grande riservatezza, silenziosa ma attenta. A me dispiace che si parli poco di Francesca Morvillo, si parla molto di Giovanni Falcone, è anche bene che se ne parli. Però se noi guardiamo bene, Falcone aveva il turbo e sapeva essere oculato e attento nelle scelte, anche perché quando tornava a casa sapeva che si confrontava con una donna intelligente, che era anche un magistrato. E mi consenta di dirglielo con la massima franchezza. Io penso che gli unici veri due amici magistrati di Giovanni Falcone siano stati Francesca Morvillo e Paolo Borsellino, perché per il resto, nella sua categoria, al di là delle foto che vediamo in tanti studi di magistrati, di presidenti di tribunali, di corti d'appello, della Cassazione, del CSM, eccetera, le posso garantire che quando Falcone era in vita non c'era assolutamente questo grande amore, questa grande considerazione per quell'uomo che era detestato, odiato e invidiato da tutti.